Ciao a tutti! Ho deciso di fare qualche vlog settimanale durante questa estate per tenerci un pochino compagnia e farvi sapere quello che faccio durante le mie giornate, durante le mie settimane, i miei mesi. Quindi partiamo subito con questo vloggettino facendovi vedere anche qualche piccola clip del concerto degli Smashing Pumpkins più Tom Morello a cui sono stato sabato scorso. E poi vi farò vedere tutto il resto di quello che succede di interessante o relativamente interessante. Non so ancora dove devo guardare con gli occhi in realtà quando faccio questi vlog. Ho finito di correggere alcune cose del video che sto per caricare. Avevo già caricato, ma appunto ho fatto delle piccole correzioni riguardandolo, quello su Tokyo Higoro, uno dei manga più belli che ho letto quest'anno. E alle 13 ho una call per un progetto futuro. Alle 18:30 invece ho una lezione su qualcosa che al momento non vi dirò perché sono superstizioso, ma vi farò sapere. E adesso vado a fare un'oretta di tapirulan perché questi chili vanno buttati giù. Appena finito un'oretta di tapirulan, quest'estate si deve assolutamente perdere qualche chiletto. Sì. O anche farlo comunque anche a livello sociale, ma legarlo ai manga, certo. Ho appena finito la lezione di quello che vi dirò, ma non ancora, e adesso sceniamo con busiate di pesto di pomodori e mandorle e questi burger che sembrano bruciati. Che sembrano bruciati, ma sono rossi, in realtà non si vede bene dalla fotocamera, che sono di barbabietole e lenticchie. Gnam! Oggi mi sono svegliato un pochino più tardino perché ieri ero in live dai ragazzi di Arcanite Live che hanno fatto la maratona e abbiamo finito verso 1:30, poi dopo sono andato a letto ma mi sono messo alla televisione, quindi sono andato a letto molto molto tardi. E adesso sto leggendo questo manga qui di Toshokan. In realtà non è proprio un manga, credo, perché è di origine vietnamita l'autrice. E ditemi se l'avete letto anche voi. Stasera mi sono dimenticato di far vedere cosa ho mangiato perché avevo troppo fame, ma vi faccio vedere i resti. Quindi riso con verdure. Oggi molto molto semplice, una pasta, due rigatoni con pesto e pomodorini. Ieri sera ho letto questo di Osamaru Furuya, Plastic Girl, totalmente folle. Ma se si guarda bene alla storia, quello che potrebbe essere è una storia di crescita di questa ragazzina, di indipendenza, di rapporti con i genitori. Poi se si guarda all'aspetto tecnico dell'opera è veramente un qualcosa di incredibile, una sorta di evoluzione anche del percorso che ha avuto lui con Palepoli, cioè quindi sbattendo proprio il cazzo in faccia a tutti e facendo vedere di che pasta è fatto e quello di cui è capace. E poi ora trovo qualcos'altro da leggere nel casino incredibile, totale, tombale che c'è qui. Così quest'estate vediamo anche di recuperare un po' di spazio se riesco a leggere anche un pochino più del solito. Oggi per pranzo preparo dei bucatini con crema di piselli alla menta e zucchine, o almeno ci provo. Oggi mi sono ricordato prima di spazzolarla, molto buona. Marzia, è buona? Sì. Non sembri convinta, in realtà da come la sto spazzolando è convinta. Vediamo se con questo vlog mi viene anche da dimagrire, va? Oggi preparo delle penne rigate con panna vegetale, funghi secchi e dovevano esserci le noci, ma in realtà non ci sono, quindi ci mettiamo le mandorle. Solitamente la sera si vede che ho troppo fame, eh? Non riesco mai a ricordarmi di farvi vedere prima quello che mangerò. Oggi mangio da solo perché ho la live sul wrestling da Matioski e questi sono gli 85 grammi di pasta che mi farò. È brutta la dieta, eh? 85 grammi, prima li assaggiavo per vedere se la pasta era cotta o meno.
stasera curry, ovviamente vegano. Che dite? Andiamo a ballare? Iniziamo, iniziamo con una bevutina. Vai Silve, balla un pochino, su, con la tua canzone. Potrei essere un po' distrutto, ma non abbastanza da non fare una bella pasta. Le zucchine e panna vegetale. E così si conclude questo primo vlog. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. E se volete venire in Giappone con me, vi ricordo che qui sotto c'è il link per il viaggio.